If you go away on a summer day, then you might as well take the sun away or the birds that flew in the summer sky when our love was new, our hearts were high. When the day was young, the night was long, and the moon stood still for the night birds. If you go away, if you go away, if you go away. Buonasera a tutti, gentili signore e signori, benvenuti alla 8ª edizione della Giornata Internazionale del Jazz, organizzata dal Club per l'UNESCO di Lucera, in collaborazione con il Comune di Lucera che ci ospita in questo magnifico teatro. Dopo 3 anni torniamo in presenza, quindi è una gran bella sensazione per tutti. Grazie quindi a voi per essere qui presenti e salutiamo anche coloro che ci seguiranno attraverso la trasmissione sulla pagina Facebook del club cplucera.it. Come nostra consuetudine iniziamo i nostri eventi ascoltando la mission dell'UNESCO, quindi vi chiedo la cortesia se possiamo metterci un attimo in piedi, grazie. Poiché le guerre nascono nella mente degli uomini, e nella mente degli uomini che devono essere costruite le difese della pace. Nel corso della storia la mutua incomprensione tra i popoli è sempre stata l'origine della diffidenza tra le nazioni e di conseguenza i loro disaccordi sono troppo spesso degenerati in guerra. La dignità dell'uomo richiede la diffusione della cultura e dell'educazione di tutti nella prospettiva della giustizia, della libertà e della pace e in ciò tutte le nazioni in uno spirito di mutua collaborazione devono vedere un sacro dovere. Una pace fondata sui soli accordi economici e politici dei governi non potrebbe comportare l'adesione duratura e sincera dei popoli. Di conseguenza, la pace deve essere fondata su basi di solidarietà intellettuale e morale dell'umanità. Per questo motivo, gli stati firmatari di questo accordo, decisi ad assicurare a tutti il pieno accesso all'istruzione e il libero scambio delle idee e delle conoscenze, decidono di sviluppare i rapporti tra i loro popoli per meglio comprendersi e per acquisire una conoscenza più autentica dei rispettivi costumi. Dall'atto costitutivo dell'UNESCO, Londra, 16 novembre 1945. Grazie. Possiamo accomodarci. La musica ha dimostrato nel tempo di essere un potente strumento di comunicazione. Il jazz è una forma di musica nata agli inizi del Novecento dall'incontro tra la cultura africana e quella europea, propagatasi inizialmente nel sud degli Stati Uniti per poi diffondersi in tutto il mondo, prendendo il meglio dalle varie nazioni e arricchendosi attraverso la fusione delle diverse culture. Oggi è una forma d'arte internazionale che parla tante lingue, è un mezzo di comunicazione che trascende le differenze di razza, religione, etnia o nazionalità. Appartiene al mondo ed è un formidabile strumento di dialogo interculturale, di unificazione e di coesistenza pacifica. Per questo motivo, 10 anni fa l'UNESCO ha deciso di celebrare il 30 aprile di ogni anno la giornata internazionale del jazz in tutto il mondo. Questa quindi è la motivazione ufficiale con la quale l'UNESCO ha deciso di istituire questa giornata. Noi oggi avremo il piacere e il privilegio di ascoltare un trio di livello internazionale che tra un attimo vi verrà presentato. Dobbiamo doverosamente ringraziare l'amministrazione comunale che ci ospita e salutiamo, perché li vediamo presenti, il Presidente del Consiglio Comunale, l'Avvocato Di Carlo, Vicepresidente, la Dottoressa Prezioso, gli assessori presenti, Travaglio e Fabrizio Abate, con l'occasione cedo la parola per i suoi saluti istituzionali, mancando il sindaco per impegni concomitanti indifferibili, l'assessore alla cultura del Comune di Lucera, Antonella Di Sabato, che invito sul palco. Buonasera a tutti.
Quale assessore alla cultura, eventi e spettacoli del Comune di Lucera, a nome dell'amministrazione comunale tutta, ho il piacere e l'onore di ospitare nel nostro splendido Teatro Garibaldi questo prestigioso evento di notevole valore sociale e spessore culturale, per celebrare insieme la giornata internazionale UNESCO del jazz. Saluto il presidente UNESCO di Lucera, dottor Giovanni Calcagni, e i membri tutti del club UNESCO, il pubblico, ma soprattutto i musicisti jazz di rilevanza internazionale che, onorandoci della loro presenza, partecipazione e professionalità, rendono possibile questo concerto ormai diventato da ben 7 anni un appuntamento tradizionale per la nostra città. Vi ringrazio e vi auguro a tutti buon ascolto e buona serata. Grazie assessore, ringraziamo anche per la presenza i rappresentanti delle importanti associazioni che abbiamo nel nostro territorio. Salutiamo il Lions Club di Lucera con la vicepresidente Costanza Sica, il rappresentante del Club dell'UNESCO di Alberone, il dottor De Matteis, club da noi gemmato. E nel ringraziare ancora voi, gentile pubblico, ora passo la parola al presidente del Club dell'UNESCO di Lucera, Giovanni Calcagni. Signori e signori, buonasera. Dopo 2 anni di pandemia, dopo essere stati così depressi, chiusi, praticamente avevamo perso il piacere di stare a contatto, finalmente possiamo stare uno vicino all'altro, in sicurezza, ma stando uno vicino all'altro, ritrovare il piacere di vederci. Unione vuol dire condivisione. E noi stasera condividiamo la giornata internazionale del jazz, la undicesima giornata internazionale del jazz, perché è stata istituita dall'UNESCO nel 2011. È una giornata straordinaria. Il jazz come musica è quella che è stata scelta dall'UNESCO come musica che unisce, come l'unica forma musicale che supera quelle barriere di razza, di religione, di ceto sociale, di provenienza, di cultura, perché è una musica trasversale a tutti gli uomini. E quindi con grande piacere il Club UNESCO di Lucera, sin dal 2014, dal 2011 è partita la giornata mondiale UNESCO, dal 2014 sviluppa questa giornata e celebra questa giornata. È una giornata bellissima, abbiamo fatto dei concerti bellissimi, stasera ne faremo uno ancora più bello, perché abbiamo con noi un grande gruppo musicale. Io ringrazio tutti i soci, tutti i partecipanti e voglio ricordare che il fine ultimo dell'UNESCO è di perseguire la pace. E i concerti jazz, il calendario UNESCO mondiale della giornata internazionale prevede dei concerti in tutto il mondo, oltre 180 paesi di tutti i continenti oggi stanno celebrando questa giornata con dei concerti. Persino oggi siamo stati con il maestro, siamo stati al liceo a incontrare gli studenti, è stato bellissimo. E ho ricordato a loro che persino in Ucraina, persino in Russia, ci stanno dei concerti nel calendario UNESCO dedicati alla giornata internazionale del jazz, per dire quanto sia superiore a qualsiasi tipo di conflittualità l'idea dell'UNESCO della pace. La guerra nasce nella mente degli uomini, è là che dobbiamo lavorare per cercare di costruire la pace. Noi abbiamo avuto la fortuna stasera di poter avere un grandissimo maestro Antonio Ciacca, dottor Antonio Ciacca. Lui viene da New York, vive a New York dal 2007 se non vado errato. In 15 anni che è rimasto a New York, ha scalato tutte le tappe ed è diventato uno dei pianisti più importanti della scena jazzistica newyorkese. È venuto qui per noi. Quando a gennaio ci siamo sentiti, lui ha spostato i suoi appuntamenti, viene da 3 giorni in Svezia, sono stati in tour in Svezia per 3 giorni, ha spostato quegli appuntamenti perché il 30 doveva stare qua e l'ha fatti questi giorni, ha fatto una faticaccia immane, è arrivato ieri sera a mezzanotte.
ed è venuto per stare con noi, per stare e celebrare questa giornata UNESCO con la città di Lucera, il territorio, il suo paese di origine Volturino, insomma, ritrovare la sua terra. Questa è la molla che l'ha portato qua. Noi siamo felici di accogliere il maestro Antonio Sciacca. È diventato un riferimento a livello mondiale. Ha fatto concerti in tutto il mondo, dall'America all'Europa, Medio Oriente, Giappone. È autore di oltre 80 CD, pianista, compositore e direttore d'orchestra. Quindi è un grande esempio della nostra terra. Lo chiamerei qua, chiamerei il maestro Sciacca con il gruppo, con il trio, il maestro Ferrara e il maestro Santaniello. Meritato questo applauso per il maestro, perché veramente ci rende orgogliosi con gli a New York. Io sono stato a New York, è straordinaria New York, è straniante ma straordinaria, e avere questi personaggi del nostro territorio così in giro del mondo, questi ambasciatori, perché l'ambasciatore per il jazz è Bienkok, che insieme alla direttrice dell'UNESCO Azulay ogni anno annuncia questa giornata. Ma i nostri ambasciatori che stanno nel mondo, tipo il maestro Sciacca, ci rendono orgogliosi di poter, e ancora di più al Club UNESCO lo rendono orgoglioso che è venuto per noi, è venuto per voi. E gli passo la parola. Grazie maestro. Thank you very much. Grazie a tutti. Vedo qualche faccia molto familiare, sono molto contento di questo. Allora, intanto diciamo che dove risiede l'importanza di questa musica, anche se la mia prof di filosofia dice ma sì, il jazz, però la musica lirica, va bene, la musica lirica va bene. Il jazz è il prodotto di una coabitazione forzata tra gli europei e gli africani. Nel mio paese d'adozione, negli Stati Uniti, purtroppo, c'è stato questo fenomeno che è durato circa 300 anni, 400 anni, sono stati portate delle persone dal West Africa negli Stati Uniti. Queste persone hanno portato negli Stati Uniti la loro cultura religiosa, antropologica e musicale. Nella città di New Orleans si sono sovrapposte due idee completamente diverse di che cosa è la musica. Nella concezione europea la musica è un prodotto dell'intelletto, nella concezione africana la musica è un prodotto del corpo. Quindi gli afroamericani non potevano suonare la loro musica, non potevano parlare la loro lingua, non potevano professare la loro religione, allora hanno reinterpretato la cultura europea secondo gli stilemi della musica africana. C'era una sola piazza a New Orleans dove potevano esprimere la loro cultura, si chiama Congo Square. Allora cosa succede? Succede che la musica europea, che si stava incanalando verso un vicolo cieco, che ha portato all'avanguardia, alla tonalità, al nulla, perché John Cage fece un pezzo intitolato 4:33, 4 minuti e 33 secondi di niente. C'è un pianista che sale sul palco, sta 4 minuti e 33 secondi fermo e se ne va. E la gente applaude. Il pubblico americano ha scoperto la ritualità nella musica, la ballabilità nella musica. E tutti il linguaggio dei musicisti afroamericani. Quindi praticamente, io mi ricordo ai tempi d'oro, studiavamo, qualcuno nel Medioevo voleva inventare una lingua che fosse capibile, non so se esiste questo termine, understandable, da tutti. Questa lingua si chiamava l'esperanto, no? Una lingua universale che tutti potevano conoscere. Praticamente era un'utopia, non esisteva questa lingua. Ma secondo me invece questa lingua esiste ed è proprio il jazz, perché mentre la musica lirica è una musica italiana,
geograficamente circoscritta, mentre il flamenco è una musica circoscritta geograficamente a un'area etnica precisa, la samba noi la sentiamo in Brasile, il teatro no, lo sentiamo in Giappone, il fado lo sentiamo in Portogallo, il jazz lo sentiamo in ogni angolo del mondo. Vuol dire che questa musica, che raccoglie queste le maggiori due esperienze della musica mondiale, l'anima africana e l'anima europea, ha creato questo linguaggio universale, per cui da 15 anni la chiamiamo patrimonio immateriale dell'umanità. Il maestro Lucio Ferrara, con il quale condivido questo palco da circa 31 anni, vorrei farti... Okay? Il maestro Ferrara viene da Orsara, di Puglia, anche lui ha fatto l'esperienza nordamericana e adesso è, oggi è un insegnante di ruolo al Conservatorio di Piacenza. E dividerà il palco con me e con questo signore che viene da molto lontano, da Campobasso. Si chiama Luca Santaniello. L'ho conosciuto a un concerto, a un Columbus Day nel 2007, dove facemmo un concerto per la CNN. Il Columbus Day è il giorno in cui si celebra la cultura italoamericana e chiamarono dei musicisti italoamericani e quindi conobbi Luca. Luca, dopo che si è laureato al Conservatorio di Campobasso, si è trasferito negli Stati Uniti e negli Stati Uniti è stato uno dei primissimi allievi della Juilliard, dove ha avuto l'Artist Diploma, cioè un titolo riservato a 5 allievi in tutto il mondo. Quindi lui era uno di quei 5 allievi quando io insegnavo la Juilliard, il maestro Luca Santaniello. All right. Due piccoli ringraziamenti. Uno a Pasquale Ieluzzi, senza il quale io non sarei qua, e uno a Rosa Mariani, senza la quale io non sarei qua. Thank you.
Allora, questo strumento qua è un organo Hammond. È uno strumento che viene dalla Chiesa Battista afroamericana. E siccome purtroppo gli afroamericani non avevano accesso ai conservatori, la maggior parte dei grandi giganti del jazz, a partire da Duke Ellington, Count Basie, si sono formati su questi strumenti nella Chiesa Battista afroamericana. E per cui questo strumento qua è diventato anche il suono del jazz, soprattutto negli anni 50, grazie al grande Jimmy Smith. Il brano che abbiamo appena suonato è un blues, che è il progenitore del jazz. Il jazz ha due progenitori. Uno è il blues, che è la musica profana afroamericana, il contrario di sacra, profana afroamericana, e l'altro è il gospel, che è la musica sacra afroamericana. La musica gospel non è nient'altro che la liturgia
protestante inglese, però interpretata dagli afroamericani. Poi il jazz si è appropriato della musica, del teatro musicale americano, di Broadway, e per cui i jazzisti hanno reinterpretato in maniera creativa e improvvisativa la musica di Broadway. È quello che faremo adesso con uno standard di uno dei più grandi compositori del teatro musicale americano, che si chiama Cole Porter, e si intitola It's All Right With Me. Thank you.
Mr. Luca Santaniello, drums. Thank you. Allora, la batteria è l'unico strumento che è nato col jazz, perché tutti gli altri strumenti sono preesistenti. Nell'orchestra sinfonica c'è una sezione di percussionisti, ci sono i tamburi da una parte e i piatti dall'altra. Nel jazz invece questi due elementi si sono combinati. Allora, il tamburo è la nostra parte africana e invece il metallo è la nostra parte asiatica. Quindi la batteria è l'unico strumento che è tipica del jazz, non lo senti prima, nella musica non esisteva. Il prossimo brano che ascolteremo è una composizione del più grande jazzista che c'è stato nel XX secolo. Il suo nome è Duke Ellington. Infatti il compleanno di Ellington è stato ieri, perciò è stato scelto oggi come giornata mondiale del jazz. Duke Ellington è il tipico jazzista, perché voleva fare il pittore e poi, siccome ha visto che le ragazze andavano tutte dal pianista, ha deciso di studiare il pianoforte. E ha creato, praticamente ha trasportato il sound di New Orleans a Washington, ha esteso i tre strumenti dell'ensemble di New Orleans, che sono la cornetta, il clarinetto e il trombone, creando la big band. Il clarinetto sono diventati 5 sassofoni, il trombone sono diventati 3 tromboni e la tromba, la cornetta, che poi diventò la tromba, 4 trombe, formando la big band, tipica del jazz. Allora, negli anni 30, che noi chiamiamo gli anni d'oro del jazz, c'erano negli Stati Uniti 1600 big band che giravano in lungo e in largo. Grazie anche all'avvento della radio, scoppiò una vera e propria febbre, che noi chiamiamo The Swing Era. E il brano si intitola In a Mellow Tone, del grande Duke Ellington. Thank you.
mellow tone. Thank you. In questo brano c'è una tecnica compositiva tipica del jazz che viene dalla matrice sacra, gospel, cioè il call and response, quando lui faceva ba-di-da-da, e Lemmon risponde ta-di-da-da, quella è un'imitazione del pastore e la congregazione nella chiesa battista afroamericana, si chiama call and response. Allora, il jazz, il primo disco jazz della storia fu inciso da italo-americani a New Orleans nel 1917. Questi italo-americani venivano tutti dallo stesso posto, venivano da un posto in Sicilia che si chiama Salaparuta. Il leader di questa band, che si chiamava The Original Dixie Jazz Band, si chiamava Nick La Rocca e suonava la cornetta, che è un antenato della tromba, molto più difficile della tromba. Quindi il jazz praticamente nasce proprio tra gli afroamericani di New Orleans e gli italoamericani di New Orleans. 4 giorni fa sono stato a visitare la casa di Armstrong nel Queens con la mia classe di storia del jazz. E New Orleans, e Louis Armstrong parla proprio di questi italoamericani che erano dei strumentisti fantastici e insegnavano a tutti i musicisti di New Orleans a suonare. Uno di questi era il grande Lorenzo Tio, clarinettista. Quindi la storia del jazz va a pari passo con la storia della cultura italoamericana. Poi dopo è successo che c'erano altri italoamericani, soprattutto a Chicago, che si sono messi in un business molto particolare, tipo Al Capone, Sal Genovese, no? Allora, per gli italoamericani avere un cognome italoamericano era diventata una specie di stigma di appartenere a quel tipo di gentiluomini, no? Allora, molti italoamericani cambiarono il loro cognome. Per cui noi, per esempio, conosciamo il grande Frankie Lane, che in realtà si chiamava Francesco Paolo Lovecchio. Addirittura Zorro era italoamericano. Il grande Harry Warren, per esempio, che vinse 4 Oscar come compositore di musica da film, si chiamava Salvatore Guaragna. Però cambiavano tutti i loro cognomi. Quindi noi non li abbiamo più riconosciuti per anni, fin tanto che siamo andati a scavare nella cultura italoamericana. Poi dopo Frank Sinatra invece ha sdoganato di nuovo gli italoamericani, e dopo di lui perfino Lady Gaga, si chiama Germanotta di cognome, è italoamericana. Il brano che suoneremo adesso è una mia composizione che si intitola Scotti, è dedicata al grande Scott LaFaro, che è stato il più grande contrabbassista della storia del jazz, italoamericano del New Orleans, di New Jersey, come Frank Sinatra del resto. Scotti. Thank you.
Thank you. Luca Santaniello, drums. Il jazz non è un genere musicale, ma è un modo di interpretare la musica. Quindi non esiste un repertorio del jazz. Qualsiasi cosa può diventare jazz. Per esempio, una canzonetta di un'opera di Kurt Weill, per esempio, McKnife, diventa, nelle mani di Louis Armstrong, diventa jazz. Quindi che cosa fa diventare un qualsiasi pezzo jazz? Il rapporto tra questi tre elementi, melodia, armonia e ritmo. Nella musica popolare, nella musica leggera, la melodia sta sopra, poi c'è l'armonia e poi c'è il ritmo, molto semplice, molto lineare. Infatti, quando noi pensiamo a una canzone, pensiamo alla melodia di quella canzone. Nella musica classica, invece, c'è l'armonia al primo posto, c'è il rapporto tra le voci contemporaneamente. Nella musica jazz, l'elemento ritmico diventa l'elemento fondamentale. Il maestro ha appena suonato, per esempio, decine e decine di poliritmi, cioè su una canzone base quadrata di 4/4 ha suonato di tutto di più. Questa è la tradizione africana che c'è nel jazz, la poliritmia, mentre la tradizione europea è la polifonia. Per esempio, noi adesso suoneremo un brano di una compositrice messicana, si chiama Maria Gonzalez. È una canzone che si intitola Besame Mucho, però invece di suonarla in 4/4 la suoneremo in 6/8.
Sì, anni fa facevo una battuta dedicata al mio amico Lucio, Besame Lucio, però non me la ricordo. Comunque. Besame Lucio. Thank you.
Thank you. Bessame mucho. Dedicato a Arianna e Ludovica e Beatrice. Bessame mucho. Maestro Lucio Ferrara, guitar. Professor Dottor Luca Santaniello, drums. Finiamo il nostro concerto con un brano, un altro brano del teatro musicale americano, che si intitola The Way You Look Tonight. Viene da un musical che si intitola Kiss Me Kate, del grande Rodgers and Hart. Fu portato al successo dal grande Frank Sinatra. Voglio ringraziare tutti che siete venuti fuori con questa pandemic, specialmente le mie amiche, i miei amici del liceo, di Volturino, e il mio maestro Pasquale, la mia prof, professor Mariani, e Giuseppe Petrilli che ci ha invitato, Giovanni, e The Way You Look Tonight. Thank you.
Grazie. Thank you. Allora, facciamo un brano scritto da un nostro conterraneo e questo brano lo voglio dedicare al mio amico Nicola, che è seduto lì. Nicola è un artista, fotografo, pittore, adesso sta lavorando sulla copertina della mia Ave Maria. Adesso appena finisce poi stampiamo, pubblichiamo la mia Ave Maria. E io, grazie alla professoressa Mariani, sono appassionato anche alla musica lirica e ho scritto un'opera, ho scritto tanta musica sacra e una di queste, l'Ave Maria appunto, che sto aspettando Nicola che finisce la sua copertina e poi la pubblichiamo. E il brano è stato composto da un signore che si chiama Domenico Modugno. E tutti lo conoscono come Volare, ma in realtà il titolo non è Volare, ma è Nel blu dipinto di blu. E in America lo conosciamo come Mister Volare. E faremo la nostra versione di Nel blu dipinto di blu. Thank you.